Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti a Giovedì Scienza, bentornati a Giovedì Scienza dopo la pausa natalizia. Bentornati qui al Teatro Colosseo. Facciamo che invitare sul palco i nostri due gonghisti di questa sera, che sono qui pescati a caso pochi minuti fa. Hanno a disposizione un microfono e un gong, li proviamo in sequenza, così approfittiamo anche per sapere chi sono. Il microfono è già acceso. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera, mi chiamo Domitilla e frequento il liceo scientifico di Cuneo, faccio la quinta e quindi questa serata è un po' anche come un orientamento per capire un po' questo mondo che mi è estraneo nonostante io abbia fatto scienze per 5 anni, però è sempre interessante capire un'opinione nuova e così insomma particolare. Benissimo, speriamo che sia ispiratore, ispiratrice questa serata. E invece sono Emanuele, vengo anche da Cuneo e frequento anch'io il liceo scientifico e diciamo che... Anche da Cuneo, è molto cuneese. Esatto. E diciamo che anche io, nonostante 5 anni di liceo scientifico, questo... proprio questo argomento mi è anche estraneo. Ma non screditate così la vostra scuola. E poi alla fine di 5 anni poi si arriva anche a dire ma magari le scienze non mi interessano così tanto, però vedremo se stasera l'opinione cambierà. Speriamo che invece possa aiutare ad orientarvi nelle scelte future. Abbiamo provato il microfono, sì, un applauso ci sta, arriva da quella parte, forse c'è un motivo, non indaghiamo. Abbiamo provato il microfono, proviamo anche il gong, c'è... l'apposita mazza lì di fianco. Funziona. Come si dice, anche meno. Vabbè. Però funziona. Allora vi invito a sedervi e a questo punto direi che è il momento invece di invitare la nostra ospite di questa sera. Lei è una biologa. Nel 1995 ha vinto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Abbiamo il piacere e l'onore di avere sul palco di Giovedì Scienza Christiane Nüßlein-Follard. Eccolo. Dicevamo biologa del Max Planck Institute di Tübingen, che ha diretto per molti anni. Ha dato anche il nome a un asteroide, l'asteroide 15.811, se non sbaglio. Non è che li so tutti, è che vado a guardare di volta in volta. E ha vinto appunto il premio Nobel per la sua ricerca, i suoi studi sullo sviluppo, sui meccanismi genetici dello sviluppo dell'embrione, studi che ha condotto su un animaletto molto particolare che è Drosophila melanogaster, che tutti conosciamo come moscerino della frutta, è quello di cui sentiamo parlare spesso quando si parla di scoperte scientifiche. A un certo punto ha cambiato animale, è passata a studiare il pesce zebra e ha, se vogliamo, esteso il suo campo di interesse, restando sempre a studiare i geni, ma occupandosi di bellezza e di come la bellezza degli animali, che è il titolo della conferenza di questa sera, si sviluppa a partire appunto dai geni negli embrioni, nelle cellule. E la bellezza degli animali è anche il titolo di un suo libro che uscirà, già uscito in lingua tedesca, uscirà in inglese nell'aprile di quest'anno, forse anche in italiano, lo aspettiamo, ma intanto io lascio la parola a Christiane Nüßlein-Follard e alla bellezza degli animali. Grazie. Signore e signori, buonasera. Sono molto felice che questa sera siate venuti qui. This is the Scusi. Das ist das einzige, was ich auf Sì, questa è l'unica frase kann. Che io sappia dire in italiano. Il resto, ahimè, lo dovrò dire in lingua tedesca e verrà tradotto. Comincio con una citazione. Comincio con una citazione di Konrad Lorenz.
Interrogarsi sull'origine causale e quindi sulle funzioni biologiche della bellezza che ci delizia in così tanti esseri viventi appare quasi a chiunque privo di alcun senso e superfluo, e per la maggior parte addirittura blasfemo. Ammiriamo la bellezza di colori, di pattern e canti degli animali come se fossero opere d'arte, dipinti e musica. L'arte è creata dall'uomo per l'uomo. Ma che dire degli ornamenti e dei richiami degli animali? Come nascono questi meravigliosi prodotti della natura? A quale scopo? Per chi? La bellezza non è un attributo utilizzato in biologia per descrivere gli organismi. Il rigoroso ricercatore utilizza il termine bello non perché sia legato alla percezione soggettiva dell'osservatore umano, evocata dalle caratteristiche fisiche dell'oggetto in questione e pertanto non misurabile. In natura, tuttavia, la bellezza di piante e animali, per come la percepiamo, ha una funzione analoga all'arte nella cultura umana. Già Charles Darwin aveva ipotizzato che gli animali valutassero ornamenti e melodie come l'uomo, in base alla propria percezione soggettiva e alle proprie esperienze cognitive. Darwin è il fondatore della biologia moderna. Moderna perché ha spiegato le proprietà caratteristiche delle piante e degli animali attraverso processi naturali, senza ricorrere a fattori soprannaturali. Nella sua biologia non c'è posto per un creatore. La sua teoria dell'evoluzione ha posto le basi per la nostra attuale idea di natura e ha rivoluzionato la visione del mondo dell'uomo nel XIX secolo, l'ha quindi rivoluzionata. Da giovane ha viaggiato per il mondo per 5 anni, vedendo, ascoltando, esaminando rocce e formazioni montuose, osservando, raccogliendo piante, animali, fossili, con grande curiosità ed estremo interesse. Nel corso di questo viaggio si rende conto che non solo le formazioni terrestri sono cambiate nel corso del tempo, ma che ha avuto luogo anche un'evoluzione biologica. Poco dopo riconosce la selezione naturale come un meccanismo di cambiamento delle specie. Ma ci vogliono molte altre ricerche e informazioni prima che pubblichi, infine, la sua grande opera nel 1859, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. In questo libro Darwin descrive come il vantaggio di sopravvivenza di individui meglio adattati nel corso di milioni di anni abbia portato gradualmente a cambiamenti nelle forme, alla nascita e all'estinzione di specie. L'evoluzione, la variabilità delle specie, deriva da 2 proprietà comuni negli organismi. Innanzitutto, gli individui di una specie non sono completamente uguali, ma differiscono leggermente in molte strutture, come nel comportamento. Tali variazioni sono casuali e spesso ereditarie, il che significa che vengono trasmesse alla progenie. In secondo luogo, gli organismi mettono al mondo più prole di quanta ne possa sopravvivere, quindi c'è una lotta per l'esistenza, ci si confronta con le condizioni ambientali. Questo fa sì che gli individui che hanno successo e che si adattano meglio presentano un maggiore successo riproduttivo e si affermano. Le loro caratteristiche sono trasmesse alla loro progenie. E questo porta inevitabilmente a un cambiamento nella costituzione media di una popolazione di individui nel corso della successione generazionale, quindi all'evoluzione delle specie. La teoria dell'evoluzione per selezione naturale è ormai indiscussa ed è stata confermata dall'analisi molecolare dei geni. In un altro libro, The Variation of Animals and Plants Under Domestication, del 1868, spiega il principio della selezione.
Nella coltivazione di piante e nell'allevamento di animali, il gusto soggettivo del coltivatore o dell'allevatore svolge un ruolo decisivo ed è sorprendente quanto velocemente la selezione di varianti speciali possa portare a razze canine o varietà di rose con caratteristiche nuove e molto diverse che corrispondono alle idee di bellezza del coltivatore o dell'allevatore, se questi seleziona le coppie riproduttive solo rigorosamente secondo determinati criteri. Quando Darwin pubblicò la sua teoria sulla selezione naturale, una delle principali critiche che gli fu mossa fu quella di non essere in grado di spiegare la bellezza in natura, ornamenti, disegni, canti, eccetera, che sembravano fatti da un Dio creatore solo per arrecare piacere all'uomo. Questi attributi sono antieconomici, sono costosi da realizzare, rendono gli animali appariscenti e non hanno evidenti funzioni di sopravvivenza. Questo è stato un problema che Darwin ha affrontato nella sua seconda grande opera. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, pubblicata nel 1871, e che vale davvero la pena leggere. E in questo libro, Beauty, la bellezza, è descritta in dettaglio. Darwin non ha paura di ricorrere a termini come a taste for the beautiful, il gusto del bello, e esteticamente piacevole anche per gli animali. Lo fa nella convinzione che la bellezza di molti animali sia percepita dagli animali stessi come attraente e benefica, piace come piace a noi. Ed egli attribuisce ad essa una funzione importante nella vita dell'animale. E questa è una citazione dalla sua opera. All the labor and anxiety exhibited by the latter in displaying their charms before the female would have been thrown away. Quindi se le femmine degli uccelli fossero state incapaci di apprezzare la bellezza dei colori, degli ornamenti e della voce dei loro compagni maschi, tutte le fatiche e le cure di cui questi danno prova nel far pompa delle loro grazie agli occhi delle femmine sarebbero stati spesi invano e questo non si può assolutamente ammettere. Per come la descrive, la bellezza gioca un ruolo importante nella selezione del partner per la riproduzione negli animali. Sexual selection, selezione sessuale. Il secondo volume del libro è quindi dedicato alla descrizione dettagliata del comportamento sessuale e delle caratteristiche sessuali secondarie particolarmente evidenti in tutto il regno animale. Perché questa particolare forma di selezione viene descritta in relazione alla biologia e all'origine umana? L'essere umano non ha né una pelliccia né delle piume che presentano colorazioni ornamentali in altri animali. Nel corso del suo viaggio intorno al mondo e anche successivamente, Darwin riflette molto sulla natura umana e in seguito valutò sistematicamente le osservazioni di altri ricercatori in viaggi come lui, lo sviluppo embrionale e la morfologia, ma anche le caratteristiche morali, la religione, la preistoria, la cultura e la demografia. All'epoca non aveva ancora trovato accettazione generale l'idea che vi fosse una sola specie umana recente. La disputa tra monogenisti e poligenisti si basava sulla schiavitù, allora ancora molto diffusa, che Darwin aborriva. In The Descent, Darwin spiega che l'uomo, l'Homo sapiens, quindi che l'uomo, l'Homo sapiens, in base a tutte le regole di classificazione, anatomia, fisiologia, sviluppo, appartiene ai mammiferi, genere primati. Gli attributi dell'uomo che possono conferirgli una posizione speciale, che lo rendono speciale, derivano da quelli che possiamo osservare anche in alcune specie animali. La conclusione di Darwin significa che l'Homo sapiens, l'uomo, è tra le specie rare che hanno conquistato un'ampia varietà di habitat, dall'estremo nord al profondo sud, caldo, freddo, montagne, giungla, deserto, con adattamenti a climi, cibi, ripari diversi, cui far fronte per la cultura umana, in particolare se pensiamo agli utensili e al fuoco.
Le differenze esterne tra popoli geograficamente separati, tuttavia, non derivano solo dall'adattamento alle condizioni fisiche. Le sue tesi. Le caratteristiche che distinguono le persone di razze diverse sono arbitrarie, sono molto variabili rispetto ad altre caratteristiche, non hanno alcuna utilità specifica. Caratteristiche come il colore dei capelli e della pelle, i peli, la barba, il tipo di capelli, la loro lunghezza, la forma di labbra ed occhi, naso, mento, cranio, sono in realtà arbitrarie, cioè non hanno una funzione diretta ai fini della sopravvivenza, altrimenti si sarebbero uniformate o sarebbero scomparse. Esse corrispondono ai diversi standards of beauty, gli standard di bellezza dei popoli. Quindi la sua tesi è che l'aspetto diverso sia da ricondursi a diversi ideali di bellezza nelle culture umane, perché ciò che viene considerato bello gioca un ruolo particolarmente importante nella scelta del partner. Quindi la selection in relation to sex viene descritta da Darwin innanzitutto per gli esseri umani. Uno dei suoi esempi riguarda l'intensità del colore della pelle. La pigmentazione della pelle è importante come protezione dai raggi UV, ma le popolazioni indigene hanno una pelle scura che presenta tonalità diverse anche alle stesse latitudini e in presenza delle stesse condizioni di vita, come ad esempio nelle foreste vergini del Sud America e dell'Africa. Gli eschimesi dell'estremo nord, che si nutrono di pesce e sono vestiti di pelli spesse, difficilmente si differenziano nel colore chiaro della pelle dai cinesi, che vivono vicino all'equatore in un clima caldo e hanno un'alimentazione prevalentemente vegetariana. Un attributo importante, tuttavia, distingue l'uomo dagli altri animali. Gli uomini si adornano, si abbelliscono. Darwin osservò come tutte le popolazioni primitive si dipingessero il corpo, tatuassero, truccassero, abbigliassero in modo particolare, ricorressero a monili e ornamenti e a volte manipolassero capo e corpo per accrescere la loro attrattività o la loro dignità, sovente esasperando i canoni di bellezza vigenti presso la relativa popolazione. Trucco e ornamenti probabilmente sono legati anche al fatto che le persone sono consapevoli di se stesse e si guardano allo specchio, sono vanitose, e in questo rapporto l'uomo si differenzia nettamente dagli altri animali ed è forse l'unico elemento distintivo che è assente in ogni altro animale. La consapevolezza della propria immagine può essere all'origine dell'arte umana. Gli animali non si rimirano, non si abbelliscono con attributi artificiali, poiché i loro ornamenti, colori e forme fanno parte del loro corredo naturale. Spesso le forme più belle sono quelle maschili, mentre alle femmine spettano selezione, valutazione e scelta del maschio con cui accoppiarsi. Tuttavia il pavone, erroneamente considerato simbolo di vanità, non sa di essere bello. Negli animali la bellezza è un attributo innato che suscita sensazioni gradevoli e piacere, piace agli esemplari conspecifici. Molti animali hanno organi sensoriali altamente sviluppati in grado di riconoscere. Attenzione! Abbiamo una domanda dei nostri gonghisti. Chi è che la pone? Prego. Mi chiedevo, se gli animali non hanno la consapevolezza di come sono, come fanno a riconoscere i loro simili nel momento in cui non vengono strappati da quella che è la loro vita, quindi magari da piccoli vengono strappati dalla loro mamma, come fanno a riconoscere poi i loro simili se non hanno la consapevolezza di quello che è il loro aspetto? Che parametri hanno? Nella mia presentazione lo spiegherò brevemente. La domanda è quindi come fanno in realtà gli animali a capire esattamente che aspetto hanno, cioè quali sono gli esemplari conspecifici, ed è innato oppure viene appreso
nella fase evolutiva, vale a dire osservando gli esemplari della stessa progenie, e quando invece crescono senza avere sorelle o fratelle, a volte non sono in grado di riconoscere gli esemplari conspecifici. Quindi è un processo che avviene nella fase iniziale ed è un imprinting. Normalmente questo processo è del tutto normale, perché ovviamente gli esemplari di una progenie si riconoscono reciprocamente, quindi sanno che aspetto hanno. Se posso permettermi di interpretare, gli animali effettivamente riconoscono nel momento in cui crescono e si trovano vicino ai propri simili, alla progenie, quindi ai propri fratelli e sorelle, riconoscono i propri simili e capiscono che sono simili. Ma questo è l'imprinting, quindi se vengono strappati da piccoli non è detto che poi riconoscano se stessi in altri animali, magari pensano di essere altri animali. Lei l'ha detto molto meglio. Sì, no, per esempio c'è un centro di accoglienza degli animali selvatici a Cuneo, il CRAS, e c'è questo episodio di questo animale che è stato strappato e adesso in qualche modo ha riconosciuto nell'uomo che l'ha salvato un qualcuno di cui potersi fidare. È questo che mi chiedevo, che meccanismo avviene, ma penso sia qualcosa di cura, quello, di attenzione. Sì, esatto. È quello che viene chiamato appunto imprinting, nel momento in cui riconosce un altro essere vivente che lo accudisce, probabilmente lo considera un simile. Se c'è un biologo in sala mi aiuti, perché... Quindi la bellezza viene percepita attraverso tutti i sensi. Molti animali hanno quindi degli organi sensoriali altamente sviluppati in grado di riconoscere sottili differenze in immagini e forme. D'altronde non esiste alcuna caratteristica specifica del sistema sensoriale umano che non sia surclassata da alcune specie animali. Sebbene per l'individuo la bellezza non sia indispensabile per la sopravvivenza, essa svolge un ruolo importante nella scelta del partner e di conseguenza nel successo riproduttivo fondamentale ai fini dell'evoluzione. La sexual selection è una forma particolare di selezione generale basata su caratteristiche estetiche legata a processi cognitivi nella comunicazione sociale, che può essere descritta come selezione estetica. Si basa su attributi che sono riconosciuti e provocano una risposta. Il senso estetico soggettivo di un valutatore opera una selezione, attraente o repellente, bello o brutto. Il ricevente deve riconoscere il segnale attraverso una capacità appresa o istintiva innata. Ed è quanto appena spiegato. Si ha pertanto una coevoluzione, uno sviluppo parallelo tra segnale e ricevente. E questo processo di coevoluzione valutativa contraddistingue ogni forma di comunicazione biologica, anche l'arte umana. Così colori e disegni hanno molteplici funzioni interspecifiche di mimetismo di fronte ai predatori, detto anche camouflage, o di deterrenza o avvertimento, denominati aposematismo. In alcuni casi un animale imita questa colorazione di avvertimento, in questo caso si tratta di mimicry. Alcuni esempi: la protezione dalle radiazioni, la funzione originaria dei pigmenti nella selezione naturale, la si ottiene con una colorazione argentea uniforme della pelle di tutto il corpo, come si può osservare nel caso delle aringhe, in alto a sinistra. Al buio i colori non servono, i pesci che vivono nelle grotte, in alto a destra, sono ciechi e incolori. Quindi questi sono i pesci che vivono nelle grotte. Bene, questi pesci sono ciechi e incolori, non possono quindi né vedere né essere visti.
Il mimetismo, camouflage da adattamento alle profondità, in questo caso vedete la passera pianuzza, un esempio di aposematismo, colorazione di avvertimento invece nel pesce scorpione che è velenoso. La livrea è particolarmente importante per riconoscere gli esemplari conspecifici, cioè della stessa specie, e innescare i comportamenti istintivi innati cui spetta un ruolo determinante nella comunicazione tra esemplari nella stessa specie, nel gregarismo, nella delimitazione del territorio e nel comportamento sessuale. I colori giocano un ruolo importante per attirare il partner, di norma è l'esemplare maschile, qui vediamo il ventre rosso dello spinarello, è inteso come un segnale di combattimento da parte degli altri esemplari presenti sul territorio e attira le femmine a deporre le uova nel nido, costruito dal maschio che tra l'altro si prende anche cura della prole. Il pesce Picasso è davvero incredibilmente colorato. Il suo disegno, il suo pattern, innesca lotte tra esemplari conspecifici che servono a delimitare il territorio e pertanto a tenere lontani i concorrenti alimentari. I pesci che presentano invece altri pattern gli sono indifferenti. Le livree sono quindi riconosciute dagli esemplari conspecifici nel gregarismo, nella formazione dei banchi, che proteggono gli individui dalla predazione. Per tornare alla citazione iniziale di Konrad Lorenz, non solo la bellezza per l'uomo, ma anche i molteplici significati di colori e disegni in quanto simboli della comunicazione sono un motivo sufficiente per studiarne la struttura, l'origine nello sviluppo e l'evoluzione. Dopo questa prima spiegazione sulla funzione, passiamo al come del titolo della mia presentazione, cioè come nasce il colore della pelle, come sono strutturate le livree in modo diverso a seconda del ceppo animale. Seconda domanda. Abbiamo detto che i pesci riconoscono i colori, si riconoscono tra di loro grazie ai colori, ma per quanto riguarda il pesce cieco e incolore che vive nella grotta, come fa a riconoscere i suoi simili? Beh, oltre ai colori ci sono altre caratteristiche in base alle quali i pesci si riconoscono. Ad esempio, nei pesci che vivono nelle grotte hanno degli organi sensoriali che sono in grado di riconoscere le distanze, quindi le onde sonore, ci sono degli appendici che sono in grado di riconoscere il movimento di altri oggetti, ovviamente sentono anche e sono in grado di annusare, quindi hanno un olfatto, quindi non è solo il sistema visivo che funziona nel riconoscimento degli altri esemplari, ci sono altri organi sensoriali, ma ad esempio in questi pesci, ovviamente questi pesci non possono vedere e non vengono visti anche dagli altri esemplari conspecifici e quindi perdono la loro colorazione. Grazie. Quindi, come nasce il colore della pelle? Come sono strutturate le livree? In modo diverso a seconda del ceppo animale. Gli insetti e gli altri artropodi hanno uno scheletro esterno, una cuticola di chitina solida che è formata dalle cellule della pelle. Le cellule della pelle producono pigmenti che vengono rilasciati nella chitina di questa cuticola. La formazione di pattern avviene nello strato bidimensionale delle cellule della pelle, dove le strutture morfologiche, come le venature alari della farfalla, sono spesso evidenziate da pigmenti e che fungono da cosiddetti pre-pattern. Nei vertebrati la cosa si fa molto più complicata perché hanno uno scheletro interno e crescono in modo continuo. Essi presentano un nuovo tipo di cellule particolari, le cellule pigmentate che sono comuni nella pelle, ma che, e questo è particolarmente importante, non hanno origine dalle cellule della pelle. Queste cellule hanno sottili proiezioni, filopodi, grazie alle quali migrano nella pelle. Il pigmento è distribuito in vescicole, i cromatosomi, nel citoplasma della cellula. Negli animali a sangue freddo, come pesci, anfibi e rettili, ci sono diversi tipi di cellule pigmentate di diversi colori. I melanofori contengono melanina nera, gli xantofori ed eritrofori, pigmenti organici gialli o rossi a base di pteridina,
e gli iridofori cristalli trasparenti di guanina che riflettono la luce con diverse angolazioni, producendo così colore blu brillanti cangianti. Nei vertebrati la pelle si compone di più strati, un'epidermide composta da diversi tipi di cellule che si rinnovano costantemente dalle cellule staminali, riveste il sottocutaneo rinforzato da fibre di collagene. Nei mammiferi e negli uccelli esiste solo un tipo di cellula pigmentata, i melanociti, che producono pigmento marrone o nero, la melanina, che rilasciano nella pelle e nelle sue appendici, peli o piume. Nei pesci, anfibi e rettili, diversi tipi di cellule sono distribuiti in più strati sovrapposti come un mosaico multistrato nel sottocute trasparente. All'esterno abbiamo gli xantofori gialli, al centro gli iridofori e sotto i melanofori scuri. Si tratta di una disposizione sorprendente e ingegnosa. Sovrapponendo le cellule pigmentate in modi diversi, si possono produrre molti colori differenti. I pattern sono generati da variazione di questa unità in grado di conferire una colorazione, cioè cromoforica, modificabile in termini di cellule, di loro disposizione e colorazione. La disposizione in alto, in cui le cellule scure sono coperte da iridofori riflettenti e xantofori gialli, appare verde, mentre sotto a sinistra gli xantofori e gli iridofori sono distribuiti in uno strato sottile reticolare dando origine al blu. A destra gli iridofori chiari iridescenti sono coperti da xantofori compatti mentre mancano i melanofori, di conseguenza si ottiene un colore giallo o dorato. Fino a poco tempo fa non si sapeva nulla di come nascessero queste disposizioni, da dove provenissero le cellule nella pelle e come si generassero i pattern. È sorprendente come la ricerca abbia finora trascurato l'origine di colori e disegni. La ragione risiede forse nel fatto che la ricerca biologica li ha sempre considerati un lusso più che una necessità. Tuttavia il loro studio è anche piuttosto complesso, poiché la livrea trova espressione completa solo nell'esemplare adulto. La loro formazione si sottrae a una nostra attenta osservazione, soprattutto nei mammiferi e negli uccelli, la cui prole si sviluppa nel ventre materno o nell'uovo. Esaminiamo la formazione della livrea nei pesci, in particolare nel pesce zebra, Danio rerio, che nel corso degli ultimi 30 anni è divenuto il sistema modello per eccellenza tra i vertebrati nella ricerca biomedica. Le sue caratteristiche più importanti: si sviluppa in uova trasparenti e anche la larva è trasparente, consentendo di osservare facilmente molti processi nell'animale vivo, in vivo. La sua manipolazione genetico-molecolare è relativamente semplice e i mutanti consentono l'identificazione delle proteine su cui fanno leva specifici processi biologici. La sua bella livrea regolare, consistente in 4 strisce scure e 4 chiare, è importante ai fini del quesito cui intendiamo rispondere. Le strisce compaiono in entrambi i sessi e sono rilevanti per il riconoscimento della specie nella formazione dei banchi. Nella stagione degli amori i maschi assumono un colore giallo intenso ai fini della sexual attraction. Il pesce zebra appartiene al genere Danio, di cui fanno parte piccoli pesci tropicali di acqua dolce molto belli e molto amati da chi coltiva l'hobby dell'acquaristica. Si tratta di specie strettamente imparentate tra di loro che vivono nello stesso habitat e mostrano livree sorprendentemente diverse e senza alcun dubbio meritano l'attributo di belle. Un parente stretto, il Danio perlato, Danio albolineatus, che non presenta strisce, e i due che lo precedono, Danio Esculapi e Danio Hopre, presentano strisce verticali
E vedete appunto in basso a sinistra e a destra, Tinwine e Margaritatus presentano una serie di punti, solo il pesce zebra presenta strisce continue sino alle pinne, che in altre specie presentano spesso un disegno particolare, come nel Danio Coprae e Margaritatus. Scoprire come queste variazioni siano nate attraverso un cambiamento nel patrimonio genetico dei pesci nell'evoluzione è un compito affascinante e rappresenta il nostro vero obiettivo. Per avvicinarci adesso dobbiamo innanzitutto comprendere per quanto possibile come si formino le strisce regolari nel pesce zebra e quali geni siano coinvolti nella loro formazione. Come ho già spiegato, il disegno, il pattern composto da strisce blu e dorate ha origine da una distribuzione e sovrapposizione disomogenea di tre tipi di celluli. Xantofori e iridofori sono presenti nelle strisce chiare e scure, ma con diverse forme. Essi si riuniscono in reticoli liberi sopra i melanofori delle strisce scure, dando origine al colore blu brillante. Nella striscia chiara un insieme compatto di iridofori è coperto dagli xantofori gialli, mentre mancano i melanofori. Il netto contrasto e il colore delle strisce è dovuto a una sovrapposizione molto precisa. Le forme delle cellule risultano più visibili con un colorante fluorescente. Qui potete vedere degli xantofori compatti nella striscia chiara e con una disposizione a reticolo nella striscia scura sopra i melanofori. Gli iridofori formano una densa banda cellulare nella striscia chiara e sono invece disposti in ordine sparso sopra i melanofori. I melanofori sono presenti solo nella striscia scura, hanno proiezioni con le quali entrano in contatto e che si estendono nella striscia chiara. I melanofori sono in grado di cambiare colore. Normalmente i melanosomi sono distribuiti all'interno della cellula conferendo un colore scuro continuo alla striscia. Quando i melanosomi si spostano verso il centro della cellula, e lo vediamo qui, la striscia diventa più chiara. Tale cambiamento di colore dovuto agli ormoni determina anche in altri pesci il loro adattamento alle profondità. Il pesce zebra depone molte uova completamente trasparenti, alla cui schiusa, dopo pochi giorni, fuoriescono larve trasparenti. Nel giovane esemplare le strisce si formano relativamente tardi nel corso della metamorfosi, che inizia dopo 3 settimane circa. La livrea è completa intorno ai 2 mesi di età. Durante la metamorfosi si formano anche le pinne, le squame e tutta la pigmentazione della pelle. Da dove provengono le cellule pigmentate? Come colonizzano la pelle? Come si forma il pattern? Quali geni sono coinvolti nell'evoluzione? Negli ultimi 7 anni circa il mio laboratorio ha cercato di trovare delle risposte a queste domande avvalendosi di moderne tecniche di microscopia a fluorescenza e di ingegneria genetica, in particolare della nuova tecnica CRISPR-Cas di editing genetico che ha permesso progressi decisivi nella nostra comprensione. Le cellule pigmentate dei vertebrati provengono dalla cresta neurale. Si tratta di una struttura embrionale di cellule multipotenti, cioè in grado di dare origine a tipi cellulari diversi, che contribuiscono a diverse strutture, soprattutto della testa. La cresta neurale è un'innovazione molto importante nell'evoluzione, poiché trasforma i protocordati, privi di testa, semplici e incolori, in grandi vertebrati colorati. Contributi importanti sono le ossa del cranio e della mandibola, che hanno reso possibile diverse nuove forme di predazione. Anche il sistema nervoso periferico e la glia provengono dalla cresta neurale. Quindi la cresta neurale è una striscia di cellule embrionali situata dorsalmente sull'embrione accanto al tubo neurale che si invagina per formare il midollo spinale nel corso del primo giorno.
Le cellule si separano ben presto e migrano sotto la pelle e in modo segmentale intorno ai muscoli verso l'addome. Gli xantofori migrano sotto la pelle, quindi migrano sotto la pelle, e si tratta di grandi cellule che con i loro filopodi formano un reticolo. Qui le cellule della cresta neurale sono di colore verde, migrano in gruppi segmentali verso la porzione addominale, la migrazione inizia davanti e prosegue verso la porzione posteriore. E vedete come le cellule che migrano riconoscono il percorso con le loro sottili proiezioni. Il pattern pigmentato della larva in cui si sviluppa l'embrione è costituito da semplici file di cellule lungo il dorso, la linea laterale e l'addome, ha origine direttamente dalle cellule migranti della cresta neurale. Le larve sono trasparenti, leggermente giallastre sul dorso. Le strisce del pesce appaiono solo nel corso della metamorfosi, quando la cresta neurale è scomparsa da tempo. Nuove cellule appaiono nella pelle e ricoprono infine tutto il corpo. Ora, da dove provengono queste nuove cellule? Un mistero fino a pochi anni fa, cioè fino a quando non abbiamo scoperto che provengono da cellule staminali. Le cellule staminali sono particolari cellule indifferenziate che contribuiscono alla crescita e al rinnovamento di molti tessuti e organi. Le cellule staminali da cui derivano iridofori e melanofori, oltre che il sistema nervoso periferico dei pesci adulti, si formano nel corso della migrazione interna. Le cellule della cresta neurale migrano lungo i nervi, che innervano i muscoli di ogni segmento. Gli xantofori provengono direttamente dalle cellule della cresta neurale che migrano all'esterno sotto la pelle. Durante la migrazione delle cellule della cresta neurale, qui contrassegnati in verde, il primo giorno di sviluppo lungo i nervi segmentali, singole grandi cellule rimangono sul midollo spinale nel punto in cui il nervo ha origine. In ogni segmento si sviluppano i gangli spinali, noduli nervosi del sistema nervoso periferico e le cellule che, in quanto cellule staminali, successivamente formeranno le cellule pigmentate. All'inizio della metamorfosi, qui dopo 24 giorni, il pesce è lungo circa 8 mm, le cellule staminali iniziano a produrre cellule precursori per le cellule pigmentate del pesce adulto. Il midollo spinale e i gangli spinali sono contrassegnati in rosso. Le cellule pigmentate migrano, che sono verdi, migrano in ogni segmento guidate dai nervi, nella pelle, lungo i fasci muscolari somiti. Qui vediamo una sezione trasversale schematica con i percorsi. Le cellule precursori migrano lungo i nervi della pelle seguendo tre percorsi: dorsale verso il dorso, ventrale verso la porzione addominale e laterale attraverso il miosetto orizzontale, una struttura che separa le porzioni muscolari dorsale e ventrale. Le cellule pigmentate appaiono nella pelle all'inizio della metamorfosi. Dal miosetto orizzontale i primi iridofori raggiungono la pelle. Si tratta dei gruppi segmentali che appaiono sopra ogni fascio muscolare, qui contrassegnati in rosso e verde. Questi iridofori sono compatti come in un epitelio e formano per divisione la prima striscia chiara. Qui potete vedere anche i cristalli degli iridofori, che riflettono la luce e poi si trasformano lungo il margine superiore e inferiore nella forma libera migrante e si diffondono verso l'alto e verso il basso. In queste zone periferiche compaiono anche i primi melanofori delle strisce scure. I melanofori della larva scompaiono. Il passaggio degli iridofori da una forma compatta a una forma libera e mobile è chiaramente visibile in questa foto in bianco e nero. Per capire il contributo di una cellula staminale al pattern, se ci sono diverse varietà per le tre cellule pigmentate,
come si diffondono le cellule pigmentate, seguiamo i prodotti delle cellule staminali attraverso il cosiddetto lineage tracing con cellule marcate. Una di queste tecniche è quella dei mosaici genetici che sono prodotti mediante trapianto in una fase embrionale precoce. In questo esempio cellule donatrici marcate di verde sono state trapiantate in una forma mutante albina che ha melanofori incolori. Si possono riconoscere, o si può riconoscere la progenie delle cellule trapiantate dalla colorazione scura. Se si è fortunati, in un segmento abbiamo una cellula staminale marcata con progenie che si è diffusa verticalmente, contribuendo ad ogni striscia verso le pinne. Una tecnica più generica ed elegante di lineage tracing si basa su un trucco di ingegneria genetica che consente di marcare di rosso una cellula della cresta neurale ad un certo punto dello sviluppo. Quindi la cellula e tutta la sua progenie produce una proteina fluorescente rossa, RFP, e possono essere osservate mediante microscopia fluorescenza in animali vivi. Questa tecnica si chiama analisi clonale. Il gruppo di cellule che ha origine da questa cellula è un clone. Il contributo di una cellula staminale può quindi essere riconosciuto nel pesce adulto attraverso la marcatura rossa. In questo caso tutti i derivati della cresta neurale, tutte le cellule pigmentate sono marcate. La marcatura consente di seguire la colonizzazione della pelle da parte di cellule pigmentate nell'animale vivo durante il suo sviluppo. Come previsto, i cloni provengono dal ganglio della regione dorsale, il nodulo nervoso segmentale. Le cellule migrano lungo i nervi della pelle, appaiono dopo 17 giorni sul miosetto orizzontale e da lì si diffondono. E qui vediamo che le cellule nervose e le cellule pigmentate, i primi iridofori, provengono da una cellula staminale. Riprese continue, come con l'embrione di questo giovane pesce, non sono possibili. Non sono possibili, ad esempio, nei pesci che nuotano negli acquari. Negli acquari, Ajit Singh ha sviluppato pertanto un metodo molto delicato di anestesia per poter osservare i cloni ogni giorno al microscopio. La sovrapposizione di queste inquadrature dà origine a una sorta di filmato in time-lapse che mostra lo sviluppo del pesce nel corso di diverse settimane. Qui potete vedere la diffusione degli iridofori verso l'alto e verso il basso. Le frecce indicano la divisione delle cellule libere. In basso nell'immagine si vede l'aggregazione in una nuova striscia chiara. Circolettati abbiamo due melanofori appartenenti al clone che non si dividono nella pelle e qui altri due che nel frattempo sono comparsi. In questo clone si può vedere come le strisce chiare si formano attraverso un addensamento degli iridofori a determinati intervalli, un processo che Ajit ha chiamato patterned aggregation. Questi cambiamenti di forma creano un disegno. I melanofori appaiono nelle aree definite per formare le strisce scure. Ed ecco un clone che è stato marcato il primo giorno dello sviluppo. Le cellule pigmentate si sono sparse verticalmente formando una banda e contribuiscono ad ogni striscia del disegno, gli iridofori della striscia chiara agli iridofori della striscia chiara e ai melanofori della striscia scura, nonché agli xantofori delle pinne. È stato sorprendente e inaspettato trovare tutti e tre i tipi di cellule, così come i nervi, in tali cloni. Questo significa che le cellule staminali sono multipotenti, cioè non sono legate a un unico tipo di cellule, ma producono porzioni variabili di tutti e tre i tipi di cellule pigmentate. I cloni sono sparsi tra vento e dorso lungo l'asse longitudinale su non più di due segmenti e non ci sono confini netti tra segmenti adiacenti. La dimensione dei cloni, cioè la grandezza del contributo della cellula staminale alla pigmentazione della pelle, è molto variabile. I cloni indotti più avanti nello sviluppo diventano mediamente più piccoli, il che significa che le cellule staminali si sono divise ma sono rimaste multipotenti.
L'analisi di molti di questi cloni per composizione e forma mostra che essi possono contribuire a tutte le strisce, così come alle scaglie, alla porzione dorsale priva di strisce e alle pinne. Essi non si attengono ai confini anatomici e la diffusione è chiaramente verticale, quindi non, come si sarebbe potuto pensare, lungo le strisce, bensì perpendicolarmente ad esse. Ovviamente ci siamo anche chiesti come si potessero diffondere verticalmente. Ci siamo chiesti a questo punto se ci sono dei morfogeni che attirano le cellule verso la porzione dorsale o ventrale. La risposta è molto banale: non possono fare altrimenti perché le cellule dei segmenti adiacenti competono con loro al punto che possono solo diffondersi verso l'alto o verso il basso. E qui abbiamo appunto l'albero genealogico delle cellule pigmentate. Dalle cellule della cresta neurale derivano da un lato gli xantofori e dall'altro cellule staminali multipotenti che producono iridofori, melanofori e anche xantofori che possono provenire sia dalle cellule larvali che da quelle staminali. I cloni contengono anche nervi e glia. La pigmentazione della pelle si compone di diversi cloni. Forma, dimensioni e composizione dei cloni sono molto variabili. La distribuzione uniforme di tutti e tre i tipi cellulari dipende dalla competizione tra le cellule. Le strisce e altre caratteristiche anatomiche non giocano alcun ruolo nella colonizzazione della pelle da parte delle cellule pigmentate e riteniamo che questa modalità valga per tutti i pesci e forse anche per anfibi e rettili. Ma come nasce il pattern a strisce? Ci sono segnali o dei pre-pattern che possiamo individuare nelle cellule larvali? In realtà è improbabile, dato che, come abbiamo visto, i pattern delle altre specie di danio sono molto diversi e tuttavia c'è una struttura che determina la disposizione delle strisce, il mio set orizzontale che separa i muscoli dorsali da quelli ventrali. Questa indicazione proviene da uno spettacolare mutante, choker, a cui manca l'orientamento orizzontale delle strisce, che invece sono molto irregolari e meandriformi. Questa forma mutante era originariamente caratterizzata come mutante muscolare, privo di miosetto orizzontale. Il risultato è che gli iridofori non sono in grado di entrare nella pelle, come al solito in questo punto, bensì appaiono un po' più avanti da qualche parte nella pelle e tuttavia le strisce sono di larghezza e di composizione normali. Da ciò possiamo concludere che il disegno a strisce è essenzialmente prodotto dall'auto-organizzazione, da un'interazione autonoma tra i tre tipi di cellule. Non sappiamo tuttavia ancora come si arrivi al disegno a strisce attraverso l'auto-organizzazione, ma abbiamo già scoperto alcuni principi. Se uno dei tre tipi di cellule manca nei mutanti, si producono pattern difettosi. I due tipi di cellule rimanenti non sono in grado di formare strisce regolari. Si formano quindi strisce irregolari per l'assenza di melanofori nel mutante NECR, di xantofori nel mutante Pfeffer e di iridofori nel mutante Shady. E questo dimostra che tutti e tre i tipi di cellule interagiscono durante l'auto-organizzazione al fine di ottenere la corretta disposizione delle cellule nelle strisce. Se mancano due dei tre tipi di cellule, non si forma alcun disegno, alcun pattern. Il tipo di cellule rimanente si distribuisce in modo più o meno uniforme su tutta la pelle. Ciò significa che alcune interazioni eterotipiche devono avvenire tra tutti e tre i tipi di cellule per formare i pattern, ma non per la diffusione nella pelle. Nel mutante transparent, ad esempio, mancano gli iridofori, la colorazione e la lucentezza blu scompaiono, ma anche il numero di melanofori è ridotto e non si formano strisce regolari, ma si frammentano a formare molti punti. Inoltre non presentano più di due strisce lungo il corpo. Solo le pinne hanno strisce normali per la presenza di iridofori e la formazione di strisce nelle pinne segue regole leggermente diverse.
Questo è un altro esperimento mosaico. Allora, da questo mutante con trapianto della blastula vediamo che ci sono delle riparazioni regionali. Ora, da questi mutanti si può concludere che esiste una serie di interazioni a supporto e di contrasto, vale a dire nel trasparente noi troviamo innanzitutto gli iridofori e i melanofori devono essere supportati dagli iridofori per formare delle strisce normali. Ora, qui possiamo concludere che, come ho già detto, esiste una serie di interazioni di supporto o di contrasto tra i tre tipi di cellule che sono responsabili del cambiamento di forma e della densità di aggregazione delle cellule nelle strisce. E questo è l'unico modo per ottenere un'esatta sovrapposizione delle cellule nei tre strati necessaria per avere un pattern ben preciso. Quali geni e meccanismi molecolari sono coinvolti in queste interazioni? I mutanti in cui sono presenti tutti e tre i tipi di cellule, ma nessuna striscia normale, possono darci informazioni al riguardo. E qui abbiamo una serie di questi mutanti. A sinistra abbiamo mutanti con strisce di larghezza diversa, IDEFIX, con ampie strisce chiare, e Asterix e Obelix. I mutanti sulla destra hanno invece dei punti al posto delle strisce, leopard, lux, cioè lince, e schachbrett, ovvero scacchiera. Il mutante leopard è già molto vecchio, l'abbiamo comprato in un negozio di animali domestici e all'epoca era ancora descritto come una specie di danio a sé stante. Questi mutanti sono stati isolati in diversi laboratori e la natura molecolare dei relativi geni è stata chiarita. Abbiamo fatto una scoperta molto interessante. La maggior parte codifica per proteine di membrana che hanno funzioni in interazioni e contatti diretti tra le cellule. Leopard e Lux formano le cosiddette gap junctions e Obelix segue un altro canale che trasporta gli ioni potassio. Ciò significa che le cellule si toccano e questo è un nuovo meccanismo per formare pattern che si avvale di contatti diretti tra le cellule. Le cellule scambiano quindi informazioni sotto forma di segnali elettrici o piccole molecole. Come queste gap junctions influenzino la forma delle cellule, tuttavia non è ancora dato sapere. È coinvolta anche una serie di altre proteine di membrana di contatto di cui non conosciamo il ruolo. E questo è ancora un capitolo con molti chiaroscuri, ma molto interessante perché un tale meccanismo di contatto diretto con le cellule non è stato ancora descritto per i processi di formazione di pattern, cioè un terreno del tutto inesplorato. Evidentemente i morfogeni, di cui nel frattempo si è compreso molto, coinvolti nella formazione del pattern nell'embrione, nell'epidermide dell'insetto e in molti altri processi, non hanno alcun ruolo nella formazione delle strisce. I geni che controllano le interazioni eterotipiche tra le cellule pigmentate sono responsabili dei cambiamenti di forma e disegno e sono quelli che variano da specie a specie e producono quindi pattern diversi. E questo ci riporta all'evoluzione della bellezza. Se guardiamo questa immagine che mostra 9 specie di danio così strettamente imparentate da formare ibridi, non si può fare a meno di rimanere a bocca aperta dinanzi a tanta bellezza di pattern. Le livree servono al riconoscimento degli esemplari conspecifici, quindi sono attraenti, cioè piacciono, agli esemplari della stessa specie. E le strisce orizzontali sembrano essere un'eccezione, suggerendo che la periodicità non sia un elemento essenziale del pattern. Ora, quali geni variano da una specie all'altra? Quali cambiamenti genetici portano da un pattern all'altro? Quale tipo di cellula caratterizza il disegno? Cerchiamo di andare a fondo della questione ricorrendo a diversi approcci.
Una possibilità sono gli esperimenti di mosaico per verificare in che misura i singoli tipi di cellule sono in grado di funzionare in altri pattern o di cambiarli. Un altro approccio metodologico è l'analisi genomica per trovare differenze tra i geni di specie diverse che possono svolgere un ruolo nella formazione dei pattern. La nuova tecnica dell'editing genetico, il cosiddetto metodo CRISPR-Cas, permette da alcuni anni la disattivazione e la modifica mirata di funzioni genetiche. L'abbiamo usato per generare mutazioni in specie d'anio già utilizzate. Ad esempio, nel danio albolineatus non si formano strisce, cioè se le cellule di danio albolineatus vengono inserite ad esempio nel pesce zebra, qui il mutante albino che possiede melanofori incolori, i melanofori del donatore riconoscibili dalla pigmentazione scura possono partecipare ancora molto bene alla formazione delle strisce. In altre specie, sempre il danio albolineatus, si possono produrre mutazioni con la tecnica CRISPR-Cas. In questo caso abbiamo il gene albino, nell'animale trattato compaiono strisce di colore chiaro, dove il gene è mutato nelle cellule staminali pigmentate. Nelle generazioni successive i mutanti albini puri potrebbero essere isolati dal danio albolineatus. Queste mutazioni zero possono essere generate di routine con estrema efficienza e spesso il fenotipo si manifesta già nell'animale trattato, il che accelera notevolmente la ricerca. Più difficile e più rara è la riparazione di una mutazione o la modificazione mirata di un gene. Qui, nell'esempio della riparazione del gene albino, il gene è tornato a funzionare in alcune cellule staminali, come lo possiamo vedere dalle strisce scure sullo sfondo chiaro dell'albino. Si tratta di approcci molto promettenti di cui si avvale Uwe Irion in laboratorio e che già oltre la fase di sperimentazione utilizza questi metodi per identificare i geni responsabili delle differenze nei pattern di queste specie. E con questo giungo alla fine delle mie riflessioni. Riteniamo di capire già abbastanza bene come si colorino i pesci in generale, perché l'origine dalle cellule staminali segmentali da noi identificate e la diffusione dei tre tipi cellulari vale in generale anche per l'aringa e il pesce Picasso. Le strisce trasversali e longitudinali sono disegni comuni che ricordano i cloni segmentali e il mio set orizzontale come punto di partenza per le strisce. Ma i disegni bizzarri dei pesci delle barriere coralline ci riservano ancora grandi grattacapi. Forse dai pesci possiamo imparare anche qualcosa sulla livrea dei mammiferi. Qui una tigre, le cui striature ricordano i nostri cloni, che per la loro origine segmentale e diffusione lungo i nervi sono orientati verticalmente. A proposito, queste tigri sono mutanti nel gene albino, che evidentemente interessa solo le regioni marroni, ma non le regioni nere del mantello dell'animale. Ma come faccia il pavone? Probabilmente questo rimarrà un mistero ancora per molto tempo e forse per sempre. Vorrei concludere con una citazione di Goethe. La natura rivolge a noi le sue molteplici sfumature, ciò che essa nasconde pur tuttavia ci indica. All'osservatore, al pensatore offre molte occasioni e noi abbiamo motivo di non sminuire alcun mezzo, ragion per cui dobbiamo osservare con maggiore cura il suo esterno ed esplorare a fondo il suo interno. E poi vorrei presentarvi anche il mio team. A sinistra vedete i miei ex collaboratori, al centro quelli ancora operativi e gli assistenti tecnici senza i quali non avrei mai potuto fare così tante scoperte. Ho già menzionato i loro nomi per ognuno degli esperimenti ai quali hanno partecipato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie a Christiane Nüßlein-Follard, la invito a sedersi. Abbiamo tempo per qualche domanda e invito anche la nostra interprete, e ne approfitto per presentarla, Gabriella Suzanne Van Zan, che si siederà qui accanto e potrà appunto aiutarci per le domande. Ne approfitto per farne
per farne una io, una domanda biografica che si collega in qualche modo a quello che hanno detto i nostri gonghisti nella loro presentazione. Loro hanno detto di essere qui anche per capire se la scienza può essere parte del loro futuro. Intanto chiedo a loro se hanno cambiato idea, quindi pensano che la scienza possa essere parte del loro futuro. Dovete dire sì. Benissimo. Concordo. Christiane Nüßlein-Vollard invece dice che lei ha sempre saputo che voleva occuparsi di biologia, di natura, di animali. E allora le chiedo intanto se è così e come è nata questa passione fin da bambina, mi viene da dire. Allora, la passione è nata da piccola, potrei dire che si tratti davvero di una sorta di talento innato. E sebbene le mie sorelle e i miei fratelli siano cresciuti quindi nello stesso contesto, in realtà hanno preso strade completamente diverse. Quindi, insomma, l'ha sempre saputo. Sì. Sì. Allora adesso dovrebbe essere pronto il microfono e la domanda del pubblico. Prego. Aperto? Ah sì, aperto. Aperto. Niente, volevo solo fare due domande. La prima domanda era... Un po' più lontano forse il microfono? No. Ah, ok, ok. Chiedo scusa. Ok, ci siamo. Allora, volevo fare due domande. La prima domanda è la mimetizzazione per quanto riguarda i pesci che sono ciechi. Volevo sapere se è la luce che riflette, diciamo, la... Ok. Se la luce riflette il pesce e il pesce si mimetizza, cioè le frequenze che riceve il pesce sulla pelle si trasforma, cioè praticamente diventa invisibile oppure prende il colore della pietra o che sia. Cioè, per cui indipendentemente se è cieco o no, la pelle cambia colore. L'altra domanda che volevo dirle, il salmone. Siccome vendono le trote salmonate e per salmonare le trote le danno un colorante, volevo chiedere che influenza possa avere anche, diciamo, perché cambia colore la carne, cosa che noi magari se prendiamo un colorante non cambiamo colore. Anche questo volevo sapere, ok? Grazie, grazie mille. Quindi il colore rosso della pelle, ho capito, non della pelle, scusate, della carne, del pesce? Sì, sì, sì. Sì. La prima domanda era... No, no, la seconda. La seconda domanda, le trote salmonate di solito sono colore chiaro, opaco. Quando le danno, prima di venderle, le danno un colorante. Questo colorante diventa rosa e praticamente quando viene messo sul mercato tutta la carne diventa rosa. Cosa... Come, cioè vuol dire, avete studiato questo principio, come mai cambia colore il pesce? Cioè i pesci cambiano colore, solo questo volevo. Allora, non necessariamente cambia il colore, per così dire, della carne, del pesce, ma dipende dall'alimentazione. E invece l'adattamento, diciamo, al contesto illuminato o meno avviene attraverso gli occhi. Però la domanda era per i pesci che non vedono. Allora, i pesci invece che sono ciechi non hanno bisogno di un adattamento. E se un pesce zebra diventa cieco, è semplicemente scuro perché non è più in grado di riunire le cellule. Quindi non cambiano colore.
Io approfitto per dire una cosa. So che sì, non sono più in grado di modificarsi e quindi non sono più in grado di adattarsi proprio perché manca loro la vista. Dicevo che Christian Nusslein-Follard non ama parlare di cose che non conosce, io ho letto questo, e se non è sicura di un tema non lo vuole affrontare. Allora, a questo proposito ho un'altra domanda, che è la seguente. Da noi soprattutto, ma credo anche all'estero, diciamo, a chi vince un premio Nobel c'è l'abitudine di chiedere un po' di tutto, anche cose che magari non c'entrano direttamente con il suo campo di ricerca, e questo non è un bene, perché chi ha studiato una certa materia non è detto che sia altrettanto competente in altre. Vorrei sapere da lei se anche a lei è capitato lo stesso e che cosa ne pensa. Geschieht immer wieder, dass man gefragt wird zu Gebieten, die man nicht selbst bearbeitet. Und ich habe mir das dann doch vorgenommen, dann vieles auch noch zu lernen, damit ich Antworten geben kann, weil ich eben öfter gefragt werde. Und ich weiß auch inzwischen ganz gut Bescheid in anderen Gebieten, die ich nicht selber bearbeite. Ja. War das eine Antwort? Okay. Ja, das war eine gute Antwort. Ora, sì, accade molto spesso che mi vengano fatte delle domande, come è accaduto in passato che mi venissero fatte delle domande che non riguardavano assolutamente i miei campi, i miei ambiti di ricerca, e ovviamente mi sono anche ripromessa già in passato di apprendere molte cose in più per poter eventualmente anche dare delle risposte, e devo dire che sono riuscita ad imparare molte cose che non riguardano il mio campo di ricerca. Un'altra domanda dal pubblico? Salve. Allora, io ho una domanda. Quando è possibile capire, ad esempio nel pesce zebra, le possibili anomalie a livello di colore, se già a livello, ad esempio, nel suo stadio di larva, si possono già capire se quel pesce zebra avrà anomalie a livello di colore, a livello di striature, oppure si deve aspettare l'età adulta del pesce per capire come si colorerà? Unterschiedlich. Es gibt Prozesse, die schon sehr früh ablaufen, zum Beispiel die Färbung selbst, also ob die Melanophoren zum Beispiel schwarz sind oder nicht, das sieht man auch schon sehr früh, sobald die ersten schwarzen Zellen auftauchen in der Larve. Andere Prozesse werden erst nach 3 Wochen, fangen die an. Die Streifenbildung zum Beispiel ist erst nach 3 Wochen, wo man sieht, ob die normal wird oder nicht. Die Fische sind in der Larvalentwicklung völlig gleich, auch wenn die später dann unterschiedliche Muster entwickeln werden. War das einigermaßen verständlich? Chiede anche se è stata abbastanza comprensibile. Allora, dice che in realtà i processi sono diciamo molto differenti, nel senso che ci sono dei processi che iniziano molto presto, basti pensare ad esempio alla colorazione, cioè si può riconoscere abbastanza presto con la comparsa dei melanofori, ad esempio neri. Quindi ci sono dei processi che compaiono presto e compaiono già nello stadio larvale. Altri invece sono dei processi tardivi, come avevo detto nella presentazione, ad esempio occorre aspettare per alcuni processi 3 settimane. Diciamo che le larve, bene o male, sono uguali, sviluppano poi dei pattern diversi nelle fasi successive. Bene, allora c'è ancora una domanda, sì. Domanda sia attinente. Volevo chiedere perché nella specie umana, o almeno nella nostra cultura, è la femmina ad addobbarsi di più del maschio. Direi che è pertinente. Ja, das ist interessant. Bei den Tieren ist es oft, sind es die Männchen, die bunten sind. Das liegt daran, dass die Weibchen Brutpflege machen und oft sich tarnen müssen, damit sie nicht gesehen werden. Während die Männer eigentlich nur kurz sozusagen auftreten und dann ihre Szene haben, und dann wird das weitere ja bei der Brutpflege den Weibchen überlassen, und die dürfen nicht so leicht gesehen werden, und deswegen haben die diese Camouflage-Färbung oft. Beim Menschen bin ich nicht so sicher. Ich meine, es ist klar, dass in unserer Kultur
die, das Schminken und das sich färben bei den Frauen ausgeprägter ist und auch die Kleidung farbiger ist. Aber es gab Kulturen, wo auch die Männer unheimlich bunt waren, im Mittelalter zum Beispiel, gab es unglaublich viele Kostüme und Färbungen und auch Ornamente und besonders sieht man das auch in den Uniformen und sowas, nicht? Und da kommt ja auch ganz viel Farbe ins Spiel. Also bei den Katholiken, die Kardinale mit ihren roten Gewändern und so, das ist ja auch, also das ist nicht so eindeutig bei Menschen, dass die Geschlechter sich unterschiedlich da verhalten. Aber heutzutage würde man doch sagen, dass die Mädchen die eitleren sind als die Buben, denke ich. È una domanda interessante, diciamo, negli animali sono più i maschi ad avere queste livree molto appariscenti, perché le femmine devono in realtà occuparsi della prole, quindi devono nascondersi, devono mimetizzarsi ed essere poco appariscenti. Ora, nell'uomo non sono così certa, diciamo che è vero che il trucco, i colori e l'abbigliamento molto colorato sono abbastanza una prerogativa femminile, ma se pensiamo a culture precedenti, se pensiamo ad esempio al Medioevo e all'abbigliamento dell'epoca, ai colori, agli ornamenti e alle uniformi che si utilizzavano, erano anche molto una caratteristica maschile, o pensiamo anche diciamo nel mondo cattolico alle vesti purpuree dei cardinali, sebbene oggi sia vero che insomma siano le ragazze in genere ad essere più vanitose rispetto ai ragazzi. E a proposito di ragazze e di donne, ci tengo a ricordare che Christiane Nüßlein Follard è molto impegnata, molto attiva sul fronte della difesa dei diritti delle donne e delle donne scienziate, delle scienziate, e per questo ha creato anche una fondazione. Lei, che se non sbaglio è l'unica donna tedesca ad aver vinto il Nobel, noi ne abbiamo due, Grazia Deledda e Rita Levi Montalcini, due è il doppio, ma non è tanto, sono 52 in tutto le vincitrici di Nobel su oltre 900 vincitori in assoluto. Allora chiederei però se ha qualche commento su questo. È difficile, è una domanda difficile. Also in der Vergangenheit haben Frauen sich ja in der Wissenschaft auch nicht sehr beteiligt. Und wenn man eben an den Universitäten kaum Professorinnen hat, kann man auch nicht erwarten, dass viele von denen dann auch gleich den Nobelpreis kriegen. Also das hat sich ja Gott sei Dank sehr stark geändert in den letzten 30 Jahren, seit ich an der Forschung bin. Als ich in die Max-Planck-Gesellschaft berufen wurde, war ich eine von zwei Frauen. Und jetzt immerhin gibt es 25 Direktorinnen. Das ist ja schon gewaltig, das ist also 10% jetzt. Und ich meine, es ist einfach so, dass um in der Wissenschaft eine wirklich grundlegende Frage zu lösen, muss man sehr viel Einsatz bringen. Man muss doch sich sehr stark darauf fokussieren und sehr viel Energie in diese Forschung stecken. Und das bedeutet, dass man eigentlich neben dieser Forschung nicht sehr viel andere Sachen mit dem ähnlichen Eifer verfolgen kann. Und bei vielen Frauen, die Familie haben zum Beispiel, ist das einfach schwierig, weil sie nicht so viel Zeit haben einfach. Und ich hatte halt keine Familie und habe viel Zeit, also ich konnte meine gesamte, soweit ich wollte, meine gesamte Energie in die Forschung stecken. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, dass ich dann relativ viel auch produziert habe an Forschungsergebnissen. Und andere Frauen legen halt Wert auf andere Dinge, die ihnen wichtiger sind und wollen diese Einseitigkeit, die man dann doch braucht, und diese Fokussierung auf die Forschungsarbeit nicht so gerne leisten und haben noch gern Freunde und Familie, und dann kommt auch nicht so schnell was zustande, was zu einem Nobelpreis führt. Und bei den 52 Frauen, die Nobelpreise gekriegt haben, sind einige die Friedensnobelpreise hauptsächlich. Also Medizin gibt es inzwischen mehr. In der letzten Zeit gab es noch drei oder vier Frauen, die Medizinnobelpreis gekriegt haben, aber
In Physik gibt es auch nur 3-4 oder so. Meistens in Frieden. Jetzt müssen Sie das alles noch machen. Allora, una domanda difficile. Diciamo che in passato le donne partecipavano poco al mondo scientifico, esistevano poche professoresse all'università e quindi era anche più difficile che in qualche modo il genere femminile fosse rappresentato tra chi riceveva il premio Nobel. In realtà nel corso degli ultimi 30 anni o comunque da quando io mi occupo di ricerca le cose sono molto cambiate, tant'è vero che all'inizio forse c'erano uno o due donne che erano direttrici di centri di ricerca, adesso ne abbiamo ben 25 che rappresentano quindi il 10% del numero complessivo dei direttori. Ovviamente per affrontare delle problematiche scientifiche e per potersene occupare occorre prodigarsi molto, occorre profondere molto impegno e questo richiede appunto grande concentrazione e significa anche che non ci si può dedicare con lo stesso impegno a molte altre cose e quindi per le donne che hanno famiglia questo può risultare particolarmente difficile. Io non avevo famiglia, di conseguenza ho dedicato tutte le mie energie alla ricerca e sono riuscita anche a produrre molto, ad ottenere molti risultati. È ovvio insomma che altre donne possono aver scelto strade diverse e magari non hanno optato per profondere così tanto impegno e concentrazione perché hanno preferito dedicarsi al proprio partner e dedicarsi alla propria famiglia. Ora devo ammettere che sulle 50-52 donne che hanno ricevuto un premio Nobel la maggior parte comunque ha ricevuto il premio Nobel per la pace, per diciamo scoperte o ricerche mediche abbiamo forse 3 o 4 donne, per la fisica altre 3 o 4. Allora vorrei sì. Noch dazu sagen, dass Männer, viele Männer die Nobelpreis gekriegt haben, Frauen haben, die nicht arbeiten, sondern nur dem Mann sozusagen helfen, seine Arbeit ausführen zu können. Und das haben Frauen meistens nicht. Also das ist eine sehr einseitige Angelegenheit, nicht? Die meisten, also viele Forscher haben Frauen, die keine Berufe haben, sondern auf die Kinder aufpassen und aufs Haus und den Hund. Und sie haben dann genügend Freiraum, sich um ihre Forschung zu kümmern. Und Frauen müssen alles alleine machen, oft. Das hat sich aber auch in der letzten Zeit sehr geändert, Gott sei Dank. Das ist also inzwischen so, dass viele Paare auch, wo die Männer sich sehr stark jetzt auch um die Kinder und die Familie kümmern. Aber wie ich, vor 30 Jahren war das ganz anders. Allora occorre anche precisare che molti uomini che hanno ricevuto il premio Nobel hanno delle mogli o delle compagne che non lavorano e che si dedicano solo ed esclusivamente alla famiglia e che quindi supportano il proprio marito, cosa che le donne di solito non hanno e quindi diciamo che gli uomini in questo caso hanno un vantaggio competitivo. Molti ricercatori uomini hanno infatti una moglie che si occupa dei figli, della casa, del cane o dell'animale domestico e loro possono dedicare i propri sforzi, il proprio impegno al 100% alla ricerca. Negli ultimi tempi la situazione è un po' cambiata, anche gli uomini hanno iniziato a dedicarsi un po' di più alla famiglia e ai figli, ma 30 anni fa la situazione non era così. Lei ha figli? No. Allora vorrei chiudere con una piccolissima richiesta. In un'intervista che è uscita oggi sulla stampa, Christian Nuslein-Volard ha lanciato un messaggio su richiesta dell'autore André Joly, un messaggio ai giovani scienziati,
Allora vorrei chiedere se vuole ripeterlo qua e magari se si può estendere anche non solo ai giovani, non solo ai scienziati, insomma. Gefragt, se se lo ricorda. Was ich jungen Wissenschaftlern raten würde, ja, ich erinnere mich daran. Ich fand die Frage ein bisschen schwierig, weil es so allgemein gehalten ist. Soll ich sagen, heiratet nicht oder habt keine Kinder? Das war nicht, das kann man nicht antworten, sondern ich habe einfach, glaube ich, geantwortet, dass man an sich selbst glauben soll und dass man aber auch wirklich das machen soll, was einen wirklich interessiert und sich nicht dauernd beeinflussen lassen soll von irgendwelchem Gerede, dass man unbedingt was das und jenes und sonst was machen soll. Und dass man auch für seine eigene Fähigkeit selbst kritisch überprüfen soll und nicht zu sehr erwarten soll, dass die Lehrer einem sagen, ob man gut oder schlecht ist, denn die lügen oft. Oder sie, also Lügen ist vielleicht falsch, aber sie schmeicheln, also sie sagen oft nicht wirklich die Wahrheit. Und man muss dann schon selbstkritisch sein, um zu merken, ob man wirklich den Beruf mit Gewinn und mit Vergnügen ausführen kann. Denn wenn man nicht erfolgreich ist in der Forschung, macht es auch keinen Spaß. Das war jetzt sehr schwierig. Sie Arme. Allora, era una domanda piuttosto difficile quella che mi è stata posta, perché era anche una domanda molto generica, era ovvio che non potevo rispondere non sposatevi, non fate figli. Quello che io ho cercato di veicolare come messaggio è di credere a se stessi, quindi credete a voi stessi, fate ciò che vi piace davvero senza lasciarvi influenzare, ma abbiate anche una capacità autocritica, cioè non aspettatevi chi siano gli altri a dirvi che è giusto fare qualcosa o che è sbagliato, perché a volte anche i professori non sono, diciamo, del tutto obiettivi, diciamo che a volte non dicono proprio la verità. Quindi è importante che siate autocritici per capire davvero se quella è la strada che volete imboccare, che vi darà piacere e successo, perché ovviamente è anche importante avere successo nella vita per poter continuare lungo la propria strada. Bene, direi che vale per tutte le età e non solo per gli scienziati. Allora grazie a Christian Nüßlein-Follar, grazie al Goethe Institute.